Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi parleremo di un'orchidea che appartiene al genere Ophrys. Questo genere, questo gruppo di orchidee è il più apprezzato, molto probabilmente il più apprezzato dagli appassionati, dai cosiddetti orchidofili. Infatti questo gruppo, questo genere comprende qui sul Gargano più di 30 specie, compreso anche le sottospecie. Parliamo nello specifico della Ophrys passionis. Si chiama passionis semplicemente perché fiorisce nel periodo della Settimana Santa, nella settimana di Pasqua. Ci sono diverse sottospecie di questa Ophrys. La sottospecie che tratteremo oggi si chiama garganica. Garganica perché chi l'ha descritta negli anni 60 prese come campione esemplari soggetti che provenivano proprio dal Gargano. È una sottospecie presente nel territorio nazionale che va dalla Toscana fino al sud Italia, compreso anche le isole. Adesso proviamo a inquadrarla più da vicino per farvi vedere i dettagli e magari conoscerla meglio. Ecco la nostra Ophrys garganica, con una ripresa molto ravvicinata. Come possiamo vedere, ha la macula, che è quella forma proprio sul fiore che dà sul blu, a forma di H, però a volte può essere anche a forma di X. Altro esemplare con la forma della macula un pochino diversa da dall'esemplare precedente, e questo fiore ha invece il margine del labello di color giallo vellutato. Ecco qui un altro gruppo di Ophrys garganica. Ecco un altro soggetto un po' diverso dagli altri che abbiamo visto prima. Bene, per oggi è tutto e arrivederci alla prossima specie.